Amici di Area 52, bentornati. 27esima puntata. Marza sul filo di lana con la bottiglietta dell'acqua che gli permette di tirare 90 minuti e di parlare della 32esima giornata, nonché della 33esima dell'Eurolega che si appresta a infuocare anche questa settimana. E poi naturalmente faremo anche il punto sull'Eurocup che è arrivata alle battute finali, come dicevo una volta nei collegamenti di 90esimo minuto. Ciao Marza, ciao Paglia, bentornati. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Vedo primaverile, Paglia, come mai? C'è una luce diversa. C'erano 25 gradi ieri qui a Macerata, figurati. Certo. E poi proprio la luce, l'illuminazione, ti metti in... Adesso quando gira il sole nella stagione primavera-estate, qua s'abbassa sullo stipite della finestra, mi entra proprio di taglio qua il sole, quindi è segno che è arrivata la bella stagione. Incredibile, perfetto. Beh, questi sono belli, bei segnali, giustamente la bella stagione. Marza invece è sempre imperscrutabile perché lo vedete tabulato, raso di magliette nel suo loculo che nessuno sa dove sia. È tipo Black Sabbath, se avete Ho visto. preparato il derby, anche se Datome non c'è più, però Datome Sì, spagnolo. no, vabbè, ma certo che è sempre a tema. In questo caso c'è il derby italiano in Eurolega e quindi le maglie di Virtus e Olimpia. Sei sempre molto preciso in questo, ma intendevo dire che sei ubicato in una location che nessuno conosce, come The Black Site, un film che gira su Sky adesso, dove sono questi. È il centro mondiale degli hacker che fanno dei disastri totali, nessuno sa dov'è. E No, tu, è tipo Marco, l'angolo scrivi, di Parchim, no? infatti, è La guerra di Parma. segretissimo. Segretissimo, assolutamente. Esatto. Va bene, salutiamo anche tutti voi che vi siete collegati. Kenzo Tange addirittura ha lavorato a Pasqua e Pasquetta per essere oggi con noi. Infatti, glielo dice Dario Vinci: beh, numero uno, in effetti. Stavo già stappando quello buono, Partizan, e poi è un complimento, o comunque, magari non so se voglia dire l'in bocca al lupo che si fa agli amici. Partizan ha riferito il fatto che alla fine ha perso in casa con l'Olympiacos, immagino. La barba di paglia is back, la Marza caverna è come Batman, è vero. Dopo Marza con il Reale, L con il Pala, manca solo il Paglia da incontrare a Bologna. Salutiamo Riccardo Bolo che in effetti mi ha detto Marza che ti aveva fermato la settimana prima ed è venuto a salutarmi fuori dal compound delle TV mentre ero lì col PES a fare una riunione prepartita. Non è vero, ma comunque, e si è presentato appunto dicendomi: ciao, sono Riccardo. No, volevo presentarmi perché tu sei L di Area 52. Al momento il PES va in goia quello che stava facendo, stava fumando. Cioè, è un momento storico, infatti ringraziamo Riccardo perché queste testimonianze ogni tanto servono anche anche Marzo, me lo diceva, per tenere duro. Allora, buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Marza, uomo nell'Inter, non ci interessa. Salve a tutti, gran telecronaca Comunque con ce la... l'avevo a casa l'uovo dell'Inter. Ecco. È mancato però, sì, immagino, è mancato il guizzo finale. Va bene, abbiamo fatto adesso i convenevoli, li abbiamo esauriti. Vi devo ricordare, come sempre in apertura, che dovete iscrivervi al canale, è importantissimo perché così avrete le alert e non vi perderete nessun tipo di appuntamento di tutto l'hub di Area 52 e fate un favore ovviamente anche a noi. Partiamo da quello che è successo ovviamente questa settimana. Non si è chiarito tantissimo in realtà il discorso playoff e play-in perché la mucchiata resta selvaggia. Io ho questo foglio che ho fatto un mese e mezzo fa, che mi porto dietro a tutte le telecronache e che stampo prima di Area 52, dove ho la classifica dalla seconda alla quattordicesima in questo momento con i record e quelle che mancano da giocare. Sono partito che ne mancavano 10 e c'erano 14 squadre coinvolte. Siamo a due partite alla fine, le ho scritte due per ogni cosa. Uguale. Siamo dal 2 Panathinaikos al 14 Valencia, che in realtà tutte queste squadre possono ancora ambire al loro traguardo stagionale. Tra queste ci sono ovviamente anche le italiane, che purtroppo questa settimana sono incappati in una doppia sconfitta. Marza, la tua Bold, una vince, una perde, è andata a farsi benedire. Hanno perso tutte e due. Sì, lo so, per un pelo, però, perché quasi quasi alla fine diciamo che ha un tagliafuori dalla bold presa, va? Mettiamola così, tagliafuori sul Un grigliore. tagliafuori, sì, avevamo fatto proprio tutto, esatto, facevo anche io il commento, era fatta praticamente e invece poi, vabbè, poi ovviamente... Alla tripla di Dobrich abbiamo detto tutti è fatta, dai, È sembrava fatta. proprio la ciliegina Sì. perfetta. Sembrava sì. Poi comunque Nanna, al netto dell'errore, ti riferisci tu chiaramente al fallo del canestro di Grigonis sul mancato tagliafuori di Bellinelli, che era l'avversario diretto.
Però poi il possesso dopo, a parte il tiro che la Virtus ha preso ed era un tiro non contestato, ma poi il concetto è che Nan fa un canestro da fenomeno sulla sirena e quindi vince la partita. È la Detto tripla prima, oltre alla sì, tripla tripla finale. prima. No, Nan ha giocato una partita veramente di basso profilo per 30 Killer. minuti, poi Pazzesco. incredibilmente loro mi hanno fatto questa impressione molto forte di una squadra che sì, ok, sono squadra, però ne ho viste di meglio dal punto di vista del siamo insieme, fanno, disfano, però hanno questa capacità di accendere uno alla volta tutti i vari protagonisti e ne hanno davvero dappertutto. Poi Grigonis ha fatto pochissimo perché ha avuto subito problemi di falli, però poi quando è entrato ha fatto 3 minuti, ha fatto un canestro, a parte il canestro e falla alla fine, ma prima ha fatto una tripla, ha fatto un'altra roba, una difesa, cioè tutti riescono a essere protagonisti. Gioca in pochi in realtà, ma quelli sono tutti molto forti. Poi Lucas neanche più da commentare, cioè una roba imbarazzante a un certo punto, sembrava un videogame. E a fare il riscaldamento, io lo guardavo da vicino, sembrava Marco Pagliariccio, ve lo garantisco. Io l'ho visto per un'ora nel riscaldamento, ma Paglia tirava come tiri tu nel riscaldamento di una partita, cioè non si è mai, non, cioè, ha fatto gli ultimi 10 minuti intensi per scaldarsi, ma i primi 50 trotterellando e facendo i tiretti da seconda divisione. Infatti, poi inizia la partita, boh, gli va il veleno in circolo, sa cosa, ne fa di tutti i colori e l'attacco è illegale. Questo è il. Ma nell'ultimo mese e mezzo, Lucas ha cambiato proprio completamente marcia rispetto a quello che è È stato un entrato in po' forma, forse, zoppicante. 33 anni. Ha cambiato proprio totalmente marcia. È stato forse quello che ha cambiato un po' anche volto al Panathinaikos, ma ovvio che sia così, ci mancherebbe pure. Cioè, il click doveva essere quello, poteva essere quello, e fino adesso è stato quello, ecco. Sì, Elia Adorni molto puntuale, in effetti evidenzia che Nanna ha sentito Area 52 settimana scorsa, nessuno lo dava come top 5 da attaccante e allora in faccia al telecronista appunto di quella partita ha deciso di vincere in finale. Splendido. Però ho un però su Lucas, è per Però, costruire. però. Ho un però su Lucas. Lucas fenomeno assolutamente, oltretutto sembra anche relativamente giovane perché ha iniziato probabilmente quando andava in giro col girello ancora a giocare finali di Eurolega e tutto, perché sono anni che è lì. Il caso Lucas è esploso all'Olympiacos per centralità di protagonismo, diciamo, e per utilizzo. Lui l'anno scorso, su 36 gare giocate, ha giocato una media di 22 minuti e 50 secondi e lui sosteneva di stare meglio, mentre Barzokas ha sostenuto, l'ha detto molto chiaramente anche in diverse interviste, io certi giocatori li devo gestire. E aveva fatto l'esempio, aveva detto Kostas deve rendersi conto che non è più quello del Fenerbahce del 2016, quando giocava 26 minuti, ad esempio, quindi io devo togliere tre o quattro per gestirlo perché gli infortuni sono sempre dietro l'angolo, eccetera, eccetera. Lui adesso è tornato a giocare 26 minuti e 29 secondi. Tra l'altro, incredibile, fa 5,6 assist esattamente come l'anno scorso. In più Questo minuti però. in più minuti assolutamente. Le statistiche sono molto simili perché, ad esempio, la valutazione 14,5 contro 14,7 dell'anno scorso, siamo lì, cioè non ci sono grosse cose che cambiano. Migliorata notevolmente di 6 punti percentuali la percentuale a 3 punti. Però, secondo me, questo è un campanello. Io lo interpreto come un campanello d'allarme. Lui ha giocato ultimamente tante partite oltre i 30 minuti. Il Fenerbahce, scusate, Panathinaikos, che ha 12 giocatori di basket, perché se Vildosa fa zero, cioè ragazzi, Vildosa gioca in tutte le altre 17, cioè Sì, però è come rotto Vildosa in realtà. sì, però c'è luce, diciamo che ce ne sono tanti che non giocano, Sì. praticamente ruotano 8, addirittura lì se andiamo a vedere a Bologna hanno ruotato in realtà in 7, perché se sommiamo i minuti di Juancho e di Papapetru, loro Calaizakis che ha giocato 5 minuti. ecco, io dico secondo me è un po' preoccupante Ma perché dici che è preoccupante? perché Ataman ha sempre ruotato in pochi, ma secondo me ruotare in così pochi, con l'intensità di partite che ci sarà nei playoff e anche nella eventuale 2 giorni di Final Four, secondo me Però è 2 un'ottava. aprile, Marza, eh? Che siamo arrivati nel Cioè, è momento 2 in cui aprile, adesso devi essere forte. giochi in 8. No, però secondo me io dico 8 certi,
e voglio coinvolgere anche il nono. Cioè, io tutte le squadre che ho visto vincere e fare bene nelle Final Four avevano il nono che ha portato qualche cosa. Non ho mai visto nessuno. Non è Papa Pedro il nono, che comunque rientra da un infortunio. Ma sai, Paglia, potrebbe essere anche Balcerowski volendo, cioè dipende da quello che puoi aver bisogno. Loro li hanno, ne hanno 12 da poter girare, perché alla fine forse solo il 12esimo che è il Calaizaki. Ma infatti non mi fermerei a guardare la partita della Virtus. Secondo me loro lì dovevano solo vincere la partita, ha fatto quello che doveva fare, eventualmente anche giocare in otto. Però non è la prima volta che succede, anche c'è tante partite così. Cioè, è vero, però questa è una squadra Final Four, probabilmente oggi danno l'impressione di essere la prima alternativa al Real Madrid, forse. Secondo me è più forte il Fenerbahce, ma è un'idea mia di cui non sono neanche così convinto. Però insomma, io dico che e soprattutto questo sovrutiglio, le partite da più di 30 minuti di Slukas mi preoccupano. Allora, secondo me lui ha fatto la prima parte di stagione, tra virgolette, guardando tutti e tutto, e poi senza più guardare in faccia a nessuno, a un certo punto ha detto, sai che c'è, e ha fatto le X sui giocatori. Ha ragione lui? Non lo so, però erano 6-7 dopo 13 giornate in cui coinvolgeva tutti, e poi a un certo punto a dicembre, quando appunto ci sono state anche degli eventi contingenti, l'assenza per lunga di Slukas, qualche infortunio l'ha costretto a giocare in pochi, e magari si è reso conto che ha bisogno di giocare così, ha trovato la quadratura, e adesso è il 2 aprile, io li ho visti, mi sembrano tutti molto in forma anche fisicamente, che adesso lui faccia delle rotazioni allargate per preservare, ma ormai non c'è più nulla da preservare. Cioè, fra un mese lui si gioca alle Final Four. Sono rimaste due partite più i playoff, quindi... Cioè, fra un mese siamo alle porte delle Final Four, voglio dire. Cioè, ma quello... Poi, ragazzi, storicamente che Ataman abbia come grandissima caratteristica quella di portare le squadre al meglio nell'ultimo mese e mezzo, cioè playoff e Final Four, questo lo sappiamo. Ha vinto proprio così, ha fatto rimonte entrando e poi smantellando tutti nei playoff. Cioè, ci sta, questo assolutamente. Però secondo me adesso sta un po' esagerando con la rotazione. Va bene, no, ho capito. Poi vediamo, non so, cioè, con questo non voglio dire che il Pana allora... Marza, sono sicuro che questo tuo campanello di allarme verrà portato all'attenzione di Ataman, perché sicuramente comunque... Ma no, perché tu hai una visione, io ho dato una visione logica spiegando senza sapere quello che potrebbe essere. Dopodiché tu hai dato un polpastrello, si dice nel gioco del Texas Hold'em, cioè hai fatto una valutazione per quello che vedi, siccome tu di Eurolega ne vedi un po' da malato, quindi come dire, hai un database, non sto valutando la tua qualità nell'interpretarlo, però hai un tale database che se ti suona l'allarme, io fossi in Ataman mi farei dire questa cosa, dopodiché se non glielo dicono glielo diremo noi. Paglia mi sembra di capire che invece è più o meno sulla mia linea, cioè dice vabbè, però sono arrivato al momento giusto. Loro hanno altre due partite che devono vincere per tenersi in secondo posto e giocano contro le tedesche a Monaco di Baviera prima e in casa con l'Alba di Berlino poi. Alla regola, diciamo, visto che il Bayern con la sconfitta dell'ultima settimana è fuori dai giochi, non dovrebbero aver problemi. Però, ripeto, ho visto squadre giocare contro squadre che non hanno nulla da chiedere e buttare via qualificazioni o quarti posti perché non si sa come hanno perso quelle partite. Quindi sempre aspettare. Però Pana secondo, mi sembra anche il verdetto più giusto in base a quanto visto in stagione, Paglia, o il Barcellona se lo meritava. Il secondo. Per lunghissimi tratti è stata questione Barcellona-Virtus il secondo posto, adesso sono venute fuori alla distanza queste che in realtà erano un po' quelle che ci aspettavamo un po' tutti, il Panathinaikos, il Monaco, la risalita del Fener. Se andiamo a guardare il complesso della stagione, magari in astratto, ma poi alla fine è la classifica che dice la verità di chi si è meritato cosa, però se per come abbiamo seguito tutta la stagione probabilmente il Barcellona forse è quella che è apparsa per il più lungo arco di tempo la seconda forza più solida, diciamo, però per come si è sviluppato il percorso lungo questi ultimi mesi io oggi come oggi vedo più Panathinaikos e Monaco come insidie avere per il Real più che il Barcellona, però insomma parliamo di mezzo gradino in più o in meno legato anche alle condizioni in cui arriva una delle squadre in un periodo piuttosto che un altro. Magari fra un mese è diversa la questione, perché però Marza, la questione invece è un'altra. Qualcuno dice che adesso in realtà addirittura il Maccabi oltre all'Olimpiakos e il Fenerbahçe
sono meglio del Barcellona forse, o comunque ormai lo hanno preso e siamo su quel tipo di livello lì. Come la vedi tu? Il Barcellona, sì, Barcellona è un caso da studiare, perché un po' come il Maccabi anche. Io stamattina ho fatto un articolo sul Maccabi sottolineando le due serie del Maccabi, il 6-0 arrivato adesso, che è tutto contro squadre nel mese di marzo, diciamo compreso il 29 febbraio, l'ultimo giorno di febbraio post ripresa dalle coppe. 6-0 contro nessuna squadra che ad oggi è in post season, nessuna nelle prime 10. Le sei partite precedenti contro squadre toste ha fatto 1-5. Quindi mi chiedo qual è il Maccabi vero, perché è chiaro che oggi sono in forma e stanno mettendo in testa ad alcuni il dubbio che dicevi tu, cioè sono anche meglio del Barcellona, ci può stare, ma alcuni dicono anche possono prendere Olympiacos e Fenerbahce. Complicazioni a livello di classifica avulsa ce ne sono, devono stare davanti a tutti e due se parliamo di Olympiacos e Fenerbahce, perché qualunque ipotesi di arrivo a due o a tre con quelle due, loro sono dietro a tutti, quindi devono vincere una partita in più. Ma sul Barcellona anche lì c'è un caso da studiare, perché Barcellona abbiamo parlato positivamente tantissime volte, grandi partite, anche se pensiamo anche un classico perso di un punto a Madrid, tutto quanto, poi ha battuto anche il Real, però Barcellona ha perso 22 partite in questa stagione, ne ha perse 11 in Eurolega, 9 in Liga e 2 in Liga. Tante in Liga sono tante, 22 partite globalmente, cioè ti spiega di una squadra che non ha ancora trovato una quadra di continuità importante. 22 sono un numero non da grande squadra come sconfitta. In quanti gioca adesso il Barcellona, Marza? Tanti, cioè come ruotano praticamente tutti, senza, con Nagy una partita sì, una no, più in Liga che in Eurolega. Però no, perché unendo i puntini e anche con le considerazioni che ci fanno da casa, il fatto della confezione di poter essere una contender oppure appunto manca il leader vero, il fatto di che quando ruoti a 12-14 poi il rischio può essere quello lì. Cioè che alla fine ti trovi in situazioni in cui quando c'è le cose... Le gerarchie. È più difficile crearle ovviamente a 14, dopodiché è anche più difficile avere i giocatori che al Panathinaikos nei primi 6, cioè come livello. Quindi è chiaro che se hai, come dire, la prima scelta nel quello che ha la palla in mano è Lucas, è più facile fare le gerarchie, voglio dire, no? Perché quello dietro che si alza la panchina è come... Se invece, come dire, lì avevi già Jokubaitis, avevi Satoranski, avevi la Provittola, cioè poi alla fine dovresti conformare questa cosa. Invece, come faceva Jasikevičius, mi sembra che anche Grimau faccia col Barcellona quello che fanno tutti, cioè usa tutte le armi che ha a disposizione. Il problema è che si fa fatica a trovare la continuità, evidentemente, o forse sono sciolti con gli scontri diretti, perché continuità l'hanno avuta, sono stati secondi per una vita. Il problema è che poi quando sono andati gli scontri diretti spesso sono schiantati, come ci faceva giustamente notare poco fa un nostro follower, che adesso rimetto in onda, diceva lo scopriamo domenica, visto che c'è appunto la partita del secolo. E quindi sì, no, non è questa, ma Barcellona-Maccabi si affrontano proprio questo turno. Sì, e chi vince? Il Barça gioca col Maccabi e poi domenica c'è il classico anche in campionato. Sì. Perché anche lì... tutto da vedere, dovrebbe mantenere il vantaggio, però in teoria se perde un'altra partita potrebbe essere agganciato, non lo so, da Murcia, da tenere a 10 sconfitte, cioè entrare in un... È roba da star fuori dai playoff, ancora un po'. No, da star fuori no, da star fuori però... rischio il Baskonia, no, per quello c'ha 2-3 partite in vantaggio, però insomma comunque arriva a un livello in cui rischia di giocare, che ne so, addirittura un primo turno di playoff senza il fattore campo, che sarebbe una roba sua. Poi dici va bene, gioca con Murcia, gioca con Tenerife, può cavarsela, però attenzione, quelle sono squadre che giocano, non è così, non è semplicissimo imporre il fatto che semplicemente sei il Barcellona. Non lo so, c'è quello che a volte a me il Barcellona ha dato l'impressione di essere una gran bella squadra, altre volte proprio di mancare di qualche cosa. Pensate alla partita di Bologna, il primo quarto, quando sono sul 36-20, ingiocabili sembravano, uno squadrone, peraltro come sembrava l'altro giorno il Pana avanti di 16-17, sì, ingiocabili, non possono, questi, la Virtus non può mai stargli insieme, ma mai, anzi ne pigliano 30, perché l'impressione è che ne pigliano 30.
Ecco, poi, bravura della Virtus da una parte in entrambi i casi, ma anche loro, perché io sono sempre convinto che quando sei sopra di 16, se ti fai pigliare, ci metti tanto del tuo. Diciamo che lasci almeno la porta aperta alla rimonta. Beh, avevamo fatto 7 su 7 da 3 per cominciare, però è chiaro che vai avanti 15, si fa il 7. No, no, certo, però... Sta anche che sbagli 8 tiri dopo da 3, ben no, presi, no, che non è... La partita del Barcellona a Bologna è proprio l'immagine della loro stagione, da squadrone a squadra che si fa travolgere da una squadra, che è la Virtus, che non è forte come il Barcellona, assolutamente. Sì, sì. Infatti il Panathinaikos fa la stessa cosa... Però col fatto, infatti, ho parlato, ho citato la statistica, certo. Però poi la vince alla fine, cioè certo. torna a rivincerla, a riallacciarsi, che è la cosa più complicata di tutte, che ti testimonia, certifica che proprio hanno, voglio dire, sanno cosa fanno, dove anche vanno. Perché, sì, quello che dicevi tu, L, il tiro finale nella stessa condizione, chi è che faceva la giocata di Nan? Non chi la sa fare, ma a chi affidavi la giocata di Nan? È quello il discorso. Esatto. Non ho dubbi. Non ho dubbi a un certo punto che sia anche al Monaco non ho dubbi. Anche al Monaco non ho dubbi. Anche al Real Madrid non ho dubbi. Ma anche al Partizan, se vuoi, non ho dubbi. Anche al Partizan non ho dubbi. Esatto. Partizan però è il dodicesimo. Potevamo dire anche all'Olympiacos non ho dubbi. Lo possiamo dire? Non lo so. Oggi non lo so. Chi lo prende? Forse parte che dipende se Kenan ha fatto canestro o no, gliela danno in mano a lui, secondo me. A volte l'ha fatto McKissick quel lavoro lì. Dipende se sono. Non so, l'anno prossimo all'Olympiacos lo so chi gliela do la palla per quel tiro. L'anno prossimo sì. Non lo so ancora. Keenan Evans sembra però prossimo. Chi lo prende nel Barcellona quel tiro lì? Poi puoi dire ai mille soluzioni. Direi la Provitola, occhio però. Provitola anch'io. Però loro sai cosa ti rispondono? Però hai mille soluzioni, perché puoi giocare un pick and roll per andare da Vesely. Puoi avere se Rubio in campo, forse anche Rubio. Ma Rubio però è meno uno che conclude in proprio. Ma chi se ne frega, quando non è che quello che ha la palla in mano deve tirare lui, voglio dire. Cioè, no, lo so, però sono quei dubbi. Già il fatto che ci vengano dei dubbi, però questo ti spiega che qualcosina a livello di gerarchia e di coso non c'è. Sì. Poi magari aver ruotato sempre a 12 così, questi tra 15 giorni li vediamo in forma smagliante, ci sbertucciano tutti perché dicono, intanto gli altri ruotavano in 8. Noi col dodicesimo andiamo a vincere facilmente. No, anche perché la visione della pallacanestro di una cosa di questo tipo è ovviamente prevede il fatto che tu poi, quando vai ai playoff, giochi 2 settimane contro una squadra, tu hai ruotato 14, hai veramente tante soluzioni. Una gara 1 la vinci perché la Provitola fa 30, ma poi gara 2 la vinci perché Jokubaitis fa 16 e 12 assist. Per dire, il piano è quello lì. Se sei il Panathinaikos, i critici di chi ruota in 8, dice, ma se Nan buca la partita e Slukas fa uno su 8 da 3, tu perdi quella sera lì, Non hai alternative. Certo. In realtà non è vero nessuna delle due cose. Ovviamente è in mezzo la soluzione, però sono argomentabili entrambe le posizioni, secondo me. Quindi... Ma come anche quando tu devi preparare la partita, attenzione, di positivo per il Barça, quando tu devi preparare la partita contro di loro, cosa fai? Perché ci sono, cioè tu giochi contro il Monaco e dici, ok, faccio già una scelta. Gioco faccia a faccia con Mike James e mi faccio battere dagli altri, oppure cerco di togliere gli altri e faccio fare 40 tiri a Mike James. Giochi contro Real, sai che hai il problema Tavares. Giochi contro di loro, cosa fai? Cos'è che vuoi togliere principalmente al Barcellona? Non è facile scegliere. Togli la Provitola, poi cosa toglie la Provitola? Il fatto che possa fare 5 su 8 da 3? Non dipende neanche solo da lui, dipende da come si muovono gli altri. Cosa togli il post basso di Kalinic? Comunque, Williams Goss in effetti ha ragione, Alex Pellegrino, molto sottovalutato. La partita della Sark Arena la vince lui nel quarto, che fa veramente 3 minuti da lui e gli altri due, i due criminali. Come l'anno scorso. Criminali per dire, in senso positivo. Larentzakis e Walker. Come l'anno scorso la Stark Arena, uguale. L'anno scorso aveva fatto una gara 3 di playoff con Real alla Stark Arena clamorosa. 3 o 4, non mi ricordo più quale delle due, però è stato clamoroso. Sì. Vero. La 3, mi sembra la 3 che a un certo punto credo fosse la 3. Ha fatto il momento proprio di non ritorno, questo ha fatto 15 in un quarto tirandoli fuori dalla palude. Erano punto a punto e finiva invece questo qua. Poi con 2-3 difese su Panther, su tutti. Sì. Lui. C'è un... Visto che abbiamo parlato di Nan e quindi qualcuno mi faceva notare, Marza, giustamente, che è stata Pilar a dire che Nan, con un po' di ironia anche, insomma, nei primi 5. È vero, giustamente. Okay, al, no, al, più... di là,
era lei. Noi secondo me abbiamo cercato un pochino di dare quel... sì, però vabbè, top 5 lo possiamo anche mettere, top 8 magari non è il top, lei invece ha detto top 10 e giustamente. Ma io ero abbastanza d'accordo, onestamente, cioè al di là della prestazione singola, top 5 allora potenzialmente va bene, migliore, attenzione, noi abbiamo detto che è top 5, lui dice di essere il miglior offensive player, lui ha detto però... il migliore. No, ma poi c'è anche un discorso, lui va bene, lui avrà le sue certezze, va bene, ma gioca da 20 partite in Eurolega, adesso 22, non so quante ne ha fatte, ecco. Ho visto giocare benino nei playoff NBA ad altissimo livello, non lo metto in dubbio, però qua in Eurolega diciamo che un po' più di certezza. Ha dimostrato un po' meno di altri. All'Arkin e a Mike James, per dirne due a caso, o Campasso, ecco, tre che insomma... Se devo avere delle certezze, Marcus Howard 4 è un attimo, perché Lucas è scarso, non ho capito, l'ho visto. No, ma va. Diavolo. Va bene, comunque, detto tutto questo, visto che avevamo parlato di bomber, scorrere e tutto il resto, non possiamo che parlare, prima di andare a parlare della super partita giocata da Nigel Hayes Davis, che come in tutte le grandi tradizioni, dei grandi record, avviene in partite particolari. Non voglio dire che ci sono delle circostanze che aiutano, ma spesso è così, è inutile raccontare. Io ricordo, giocavo, ero ventenne, quando Carlton Myers fece il famoso record disintegrando una squadra che però era, se non ricordo male, disintegrata. Però aveva 8 giovani, cioè avevano metà juniores e metà senior. Sì. Ma senza nulla togliere, perché comunque stiamo parlando di... Adesso sto facendo confusione, Myers 71? 82. 87. 87, perdono. 81 Kobe invece fu, che anche lì, ovviamente, come dire, c'erano i Toronto Raptors che mi ricordo vennero quella parte lì, cioè giocava la squadra, insomma, non proprio i primissimi. Lo dico per certo perché della partita di Myers scrissi un articolo qualche anno fa, intervistando Myers, intervistando gli avversari, intervistando gli allenatori, quindi proprio... No, ma io ricordo che sul servizio lui fece l'ultimo canestro, mi sembra di tabellata da 3 punti, ma a parte il canestro di fallo quando andava dentro, no, fece, ma la partita era finita a metà partita, non c'era più partita, insomma, c'era, però fece invece bombe, se non ricordo male, devi segnare, non è che vado dentro sempre segno 80 canestri, ma devi fare 87, esatto, cioè quello che volevo arrivare a dire è che quando fai 87 in realtà secondo me è quando vai sopra i 40, a qualunque livello lo fai hai fatto 40, ecco, non conta altro. Sì, sì. Comunque, Nigel Hayes Davis in tutto questo, un insospettabile potrebbe dire qualcuno, assolutamente sì, perché comunque parliamo di un giocatore che non arrivava a 15 di media, ha fatto questa partita assolutamente incredibile contro l'Alba di Berlino, tra l'altro una partita, io mi sono reso conto nei giorni dopo, ho letto un po' di robe e ho riso un sacco, quella storia, Paglia ovviamente non è sfuggita dall'inizio, l'ha detto Stampa, direttore media del Fenerbahce, cioè, praticamente per un errore ha letto male una svista, è andato a dire a Hayes Davis che, come avete visto forse la carrellata di punteggio, ha fatto proprio preciso, era tipo 21-31 all'intervallo, cioè ha fatto una cosa molto progressiva, ma gli era stato detto che 41 era il record, quindi a un certo punto lui era a 43 ed era in panchina 3 minuti dalla fine, quando arriva l'omologo del grande Claudio Limardi Turco, che va lì e gli dice: adesso mi ammazzi, perché in realtà il record è 49, lo dice a lui e a Jasikevičius, mancano 3 minuti, la partita è finita, cioè sono avanti di 30, però 3 minuti questo deve fare, e Jasikevičius fa il segno, 6 punti mancano, allora lo manda in campo in tutta fretta, e questo qua poi alla fine 6 punti li fa, tra l'altro l'ultimo gli disegna un gioco per fargli fare il canestro del 50, se non sbaglio, chiama time out sul più 33, cioè la scena è incredibile, però alla fine il totale dice 9 su 11 da 2, 9 su 16 da 3, 5 liberi per gradire e 50 punti. Adesso mi dite se veramente siate sinceri, voi avreste mai pensato che Nigel Hayes Davis avrebbe fatto 50 in una partita? L'ho anche twittata, proprio quella cosa lì. Una persona, cioè dovevamo immaginare il primo giocatore che supera i 50 punti in Eurolega, Hayes Davis. Era il cinquantesimo indicato, tipo. Cioè, non avrei... mai pensato che 50 li facesse un giocatore a cui la palla deve arrivare, cioè potevo pensare a uno che aveva la palla in mano, ma non avrei neanche pensato, non lo so, di Mirotić, ecco, che forse è il primo che mi viene in mente, che può fare 50 ma la palla gli deve arrivare, ecco, mai, però se la passavano anche quelli dell'Alba, come dice Onorato. Sì, no, va bene,
Ma poi non capisco perché ne parliamo, visto che non ne hanno parlato neanche i giornalisti turchi, perché parliamo? No, eccolo là. Perché vogliamo polemica. Essere... Dai, vai con la polemica, perché Yazykevičius, aspetta, prima il fatto, finisce la partita, il Fenerbahce ovviamente è contentissimo, poi non sapevano ancora cosa avrebbe fatto il Panathinaikos, insomma va in sala stampa, alla fine, totale, Yazykevičius ha appena fatto 50 punti, il record ogni epoca in singola partita di un giocatore di Euroleague. 49 di Larkin era il record, che durava da quasi 5 anni. E questo qua finisce la roba e a un certo punto lui dice: ma scusate, ma nessuno mi fa una domanda su quello che abbiamo appena visto? E dice, testuale, è un momento triste per il giornalismo cestistico turco. Adesso Marza puoi allungare il brodo su questa cosa qui. Perché tu giustamente questo problema lo avevi già sollevato in altri momenti. Io lo sollevo da tempo immemore, da quando seguo un po' approfonditamente le conferenze stampa post partita, le seguivo principalmente al forum, poi adesso mi sono mosso in altri lidi magari più interessanti direi che mi viene quasi da piangere, cioè quando io vedo, soprattutto pensando che oramai la maggior parte dei giornalisti, sia con tesserino che non, pubblicisti o chi vuoi, che sono in sala stampa, sono molto giovani, gente che cerca di affacciarsi a questo mestiere, a questa cosa, cioè l'idea di avere davanti Yazykevičius, di avere davanti Lasso, di avere davanti Messina, di avere davanti tu, di avere davanti Obradovic, eccetera, 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 ma Ivanovic, cioè dovrebbe essere una cosa che scatena la curiosità, la voglia di imparare qualcosa, la voglia anche di sentirsi mandare a quel paese perché fai la domanda sbagliata, tanto finché non arriva quel momento lì non sarai mai uno in grado di stare in sala stampa, perché se pensi solo di fare domande con la lingua a penzoloni non sarai mai elegante, Marza. Ho capito, si dice in quei casi devi dire, se pensi di fare domande di cui sai già la risposta allora fai l'avvocato. Ecco, bravo, esatto. Va bene. Secondo me era più gentile. Più rispondenza, Era più... Il mio piano era questo. Poi mi sono accorto che in realtà sarebbe anche bello, invece che forse è un po' più bello fare domande di cui non sai la risposta. Però rispondono in pochi. Comunque. Lo so, il problema è che oramai c'è la desuetudine anche da parte degli allenatori a rispondere, perché tanto siccome arrivano le solite tre domande, diciamo preconfezionate della stampa che io chiamo di regime, cioè quelli che tanto tu sai chi è e che domanda fa, si possono fare, se volete mettiamo giù le quote, scommettiamo su quando apre la bocca X che cosa chiede all'allenatore Y, cioè solamente quello. Io mi chiedo perché... Cioè ma perché... un gioco in scatola da questo punto di vista, indovina cosa. Sì, esatto, ma mi chiedo veramente, cioè la ritengo una cosa, ha fatto bene Yazi a dire triste, ad esempio, cioè proprio di fronte al caso Ace Davis. Ma ragazzi, Ace Davis era uno di quelli che era tacciato di essere uno di quelli della fronda anti-Yazi l'anno scorso, esatto. Ad esempio. È una cosa... io sono rimasto, visto che avevo letto cosa aveva detto Mirotić dopo le finali dell'anno scorso al Barcellona, quando diceva abbiamo fatto semplicemente... cos'era l'anno prima, quando c'era dopo una sconfitta brutta con Real, aveva detto abbiamo fatto semplicemente quello che ci ha detto di fare l'allenatore, le finali non di quest'anno, quelle dell'anno prima, no? Che voglio dire, è come dire l'ha persa l'allenatore è Yazykevičius. Io mi sono stupito quando giovedì scorso ero in albergo a salutare Maurizio Gherardini ed è arrivato Mirotić a salutare Yazykevičius. Io per curiosità gli avrei detto, perché non era una conferenza stampa e non volevo rompergli le balle, ma gli avrei detto, ma scusa, ma tu non eri quello che ha detto che avete perso la Liga per colpa sua? Cioè, sì, ma poi si sono chiariti, sono diventati... No, va bene, ma ad esempio, ecco, Ace Davis era uno di quelli, qui siamo al però punto. Quella poteva essere una domanda, per esempio. Esatto, poteva essere una domanda, poteva essere quella, poteva essere perché non chiamate... C'era lì, c'era Defne, l'altra dell'ufficio di comunicazione del Fener. È stato Ilker Rucher che ha... Ilker Rucher, certo, mio amico, grandissimo. Ilker Rucher. Io non ho nominato il nome perché sapevo che mi avevi detto che era tuo amico e non volevo... È lui, grandissimo. Ilker era uno degli storici. Ho capito, mi ha detto 41 anziché 49. Cioè io hanno fatto casino con i 41 di Gaudloch, perché loro pensavano
Vabbè, dopo lui è intervenuto e ha detto così, però comunque sì, a 3 minuti alla fine, però creando un... ma tu pensa se se ne accorge a 30 secondi alla fine cosa succede. Lo che so, questo però... è panchina da 8 minuti con 43, poteva fare il record ogni epoca. Sono soldi poi il rinnovo di Davis, questa roba qua, cioè lo so, magari infatti il più incazzato è Gherardini, forse, che deve mettere giù il rinnovo. Lo rinnovavamo a 500. Dici che ha mercato adesso con questo exploit Davis? Pazzesco. No, ma ce l'ha a prescindere, perché sta facendo una grande stagione. Però sì, della prestazione singola, quello che mi ha sorpreso di più sicuramente è la percentuale da tre, perché Ace Davis che faccia 9 triple in una partita, cioè Ace Davis è un discreto tiratore da tre, ma non uno che ha mai fatto strisce di questo tipo. In generale è uno che è cresciuto molto in questo stagione dopo stagione. Al college non era per niente un tiratore Ace Davis, no, adesso diventa uno che fa 9 triple in una partita di Euroleague. Peraltro me l'hanno dato... Però ti posso dire, Paglia, sai che però ho guardato questa cosa qua, me l'avevo notata anch'io, perché anch'io ho pensato, le 9 triple sono clamorose, però è 18° per tentativi, alla fine. Sì, ma è una cosa che è cresciuta negli anni. Ha salito, ha allargato il range, ha cambiato... Ricordate allo Zalgiris? Da due partite. Di medio-basso livello di Eurolega, obiettivamente, allo Zalgiris, medio-basso livello. Era giovane. Me lo descrivono anche come uno con un'etica, cioè uno che fa allenamenti extra, cosa tanto, proprio soprattutto sul tiro, cioè uno da 500-600 triple al giorno quando può farle senza... E alla fine evidentemente è una cosa che paga. Però, ad esempio, Iasi, per chiudere quell'argomento lì, va bene, per me la situazione... è triste del giornalismo sulla pallacanestro in genere, perché c'è troppa poca gente che ne parla bene, il resto sono gente da notizie da Grande Fratello, ma io lo sostengo, l'ho detto anche l'altro giorno in un intervento che ho fatto, se fosse un mondo di persone più intelligenti che no, avrebbe più ascolti History Channel del Grande Fratello, invece funziona meglio il Grande Fratello, questa è una cosa tristissima, quindi forse la pallacanestro si adegua. Però, detto questo, secondo me anche come viene presentata, perché io ricordo che io mi sono anche appassionato alla pallacanestro quando ero un bambino. Questa è una cosa frontale, attento a come parli, perché come viene presentata la pallacanestro mi sento un attimino tirato comunque, in ballo. Mi sono innamorato della pallacanestro, mi sono appassionato anche leggendo, una volta leggendo, perché si leggeva più di quello che si vedeva se non andavi a palazzo, non era come adesso, no? Chiaramente. Però leggendo gente come Candele, in alcuni casi parliamo di Aldo Giordani, parliamo di Eleni, parliamo dello stesso Pea, gente che raccontava la pallacanestro in una maniera francamente che ti faceva appassionare alla pallacanestro, anche leggendola, non avendo visto le partite, perché io sognavo il mio idolo Marcellus Starks, che giocava a Bologna, nel Latte Sole Bologna. Io non so, lo vedevo una volta l'anno a Milano, poi sognavo i suoi cinquantelli che faceva, ma me li raccontavano su Superbasket, capito? Ecco, certo. Iasi è uno attento a queste cose. Iasi è attento, perché lui è anche attento alle domande che gli fanno. Ti può rispondere in maniera dura, ma mai maleducata. E questa è già una cosa importantissima. E io l'ho visto in tutte le ultime Final Four, lui c'è sempre stato. Ti risponde anche in maniera dura. Sì, ormai una volta l'ha fatto, perché io ricordo gli chiesi, lui parla molto di dettagli, semplicemente partite di dettagli. Una volta gli ho detto, coach, va benissimo, però mi spieghi quali sono i 2-3 dettagli per cui avete perso oggi? Perché dettagli generico mi piace, ecco, lì l'ha preso un po' alla larga, diciamo che non gli sono stato simpaticissimo, però ragazzi, se non si chiedono, cioè è anche questione di imparare, è quello che Werther Pedrazzi, vero, è il suo compleanno, gli ho già fatto gli auguri. Ecco, infatti, io no, volevo solo, perché Max Dalla Costa pensa che noi siamo sprovvisti, ma abbiamo ognuno una nostra funzione, gli auguri li fa Marza. Però è quello, cioè, secondo me se si racconta meglio, con un po' più di passione, secondo me la passione non è il gossip. Cioè, però Marza, allora, ok, ho capito tutto il ragionamento, però la domanda che ti faccio è, vero, ma quel contesto in cui c'erano questo tipo di contenuti, ovviamente non c'è più. Adesso c'è un contesto che è, come dire, è molto complicato già di per sé da tenere al guinzaglio, e per una realtà come la pallacanestro, che in Italia è purtroppo, lo devo dire, marginale dal punto di vista del seguito,
diventa un, come dire, un esercizio di funambolico e quasi impossibile equilibrismo pensare di trovare delle risorse che sono paragonabili a quel tipo di risorse che avevi prima. Banalmente, ti faccio l'esempio pratico, tutti quelli che hai citato sono maestri di giornalismo, ma sono maestri di giornalismo che sono stati creati, si sono formati nelle redazioni, hanno fatto i cronisti, questi andavano alle coppe dei campioni, alle finali negli anni 70, in treno, in aereo, quel che le... cioè hanno fatto un percorso che un giovane oggi giornalista che volesse prendere e fare sta roba, ma non lo può fare neanche se vince al Supereroe, o meglio, lo può fare se vince al Turista per Sempre, altrimenti non lo può fare nella pallacanestro, perché una volta almeno una testata magari aveva un giornalista, però ce l'aveva, e quello faceva veramente giornalista, su... perché? Perché erano 7-8 che ne parlavano. Adesso, con il fatto che l'informazione è a disposizione di tutti e si è allargata la platea, questo tipo di messaggi e di contenuti, secondo me, non può esistere più, quindi non ci sarà più. Il problema è se viene sostituito da qualcos'altro e trovare qualcosa di accettabile e che renda il prodotto appetibile. Ma tu pensi che questo sia così importante per portare gente alla pallacanestro nel 2024, Mazza? Te la domanda. Secondo me sì. Io faccio un esempio adesso che uno mi dirà, certo, fai l'esempio perché siamo qui. I tweet di Paglia. Okay. Mm. Io non conoscevo Paglia sostanzialmente prima, personalmente, prima che iniziasse. È un personaggio che la gente evita finché non... le fanno tutti, diciamo, colori. Che non avevo, purtroppo non avevo neanche dei motivi per evitarlo, ecco, così, però non lo so, vabbè. E c'è. Però tu leggi i tweet di Paglia e ce ne sono anche di stranieri, io ne seguo di alcuni spagnoli di proprio che sono coinvolgenti, nel senso che anche quando c'è un po' di spirito polemico eccetera, però sono coinvolgenti e ti danno l'idea di qualcuno che guarda, che guarda, se ok, manda le risposte, no, sto interloquendo a distanza con il grande della costa, gli ho fatto ho visto. E quando era così, quando era così, gli facevo così mentre palleggiavo, lui faceva finta di venire a fare il blocco e scappava verso il ferro, gliela davo, cioè, e faceva sempre canestro. E poi ogni tanto passavi, anche non tiravi anche lo Slucas mai, tu non hai capito niente. Io sono stato trasformato da una macchina letale alla Pagliariccio, cioè tiratore mortifero da tre punti, di cui io vincevo gare a nastro quando avevo 20 anni. Io ero un tiratore, basta. Ho mostrato i documenti, ho vinto il torneo di Varese, quando a Varese il torneo di Varese lo facevano i tiratori veri, compresi quella Serie A. Io ho un tabellone in cui c'è il mio nome che vince quel torneo, e nelle fasi eliminatorie ci sono, vanno fuori Beneghin, Pozzecco, Bulgheroni e tutti quelli, i migliori tiratori di Varese, tant'è che vinco alla fine in finale contro Paolo Raimonti, che è di quelli che hanno giocato in Serie A il più grande tiratore della storia di quella zona lì. Poi però a Bernareggio si ruppero tutti i playmaker un anno in cui ero lì e mi misero a fare il playmaker perché non c'era alternativa, quindi io passai 6 mesi a palleggiare, a fare le robe di ball handling e persi il tempo di tirare da centrocampo, o comunque la prima cosa era quella, diventando un giocatore complessivamente molto migliore, ma perdendo quella roba lì, tanto che c'è ancora gente che mi prende in giro perché dico questa cosa qua, perché non si ricorda neanche di quando io tiravo. Questo per dire che alla fine capisci che conta, cioè le vabbè, abbiamo capito che la passavi, dai, vabbè. Certo. Confermiamo quello che dice Max Dalla Costa, dice confermo che passava poco, ma passava. È incredibile. Cosa stavo dicendo? No, dicevo i tweet di Paglia sono un esempio, secondo me, di un contenuto che, se tu anche sei lì un po' borderline, ti piace ma non ti piace la pallacanestro, segui un po'. A me succede con altri sport, perché io seguo altri sport in maniera borderline, però ci sono dei giornalisti, dei telecronisti, delle cose che mi avvicinano. Mi succede col ciclismo. Che io sei un magrinologo, sei un magrologo. Sì, assolutamente, perché mi piace come ti tira dentro nelle telecronache. Ti piace Greg? Sì, moltissimo. Mi piaceva anche nella pallacanestro, devo dire, se devo essere sincero. Vabbè, quello perché lì non è che hai tutte le capacità di giudizio al suo posto quando cambi sport. No, però, allora, l'idea, Marza, è di dare qualche pillola che non sia scontata, ma che sia un esatto, attimo. È quello. Tanto col Twitter, l'idea di Twitter è comunque quella di una comunicazione che sia comunque flash, rapida.
Quindi l'idea è di dare qualche spunto che sia interessante, che, da cui qualcuno possa partire per ampliare, studiare, approfondire, guardare. Quella è l'idea. È poi... quello che poi ci può stare, secondo me ci deve essere sempre un bel bilanciamento tra una parte tecnica che ci può stare. Vedi, l'altro giorno durante il Fiandre stavano raccontando dei rapporti che mettevano su, io non ci capivo niente, 50-40, 50-40. Figurati, non pedali da 30 anni. Ma no, ma più che altro non ho idea di che cosa sia, ma non mi interessa neanche più di tanto, ti dirò. Però due secondi dopo c'era la parte più coinvolgente. Lo stesso avviene nel tennis con quelli bravi, cioè secondo me sono quelli più bravi, i più bravi di tutti i tempi. Tommasi Clerici, secondo me, nettamente. Perché Tommasi Clerici ti raccontavano, ma guarda che belle cosce che c'ha la stessa. Così, ma non era così, non era proprio così. E due secondi dopo poi però ti raccontava come si andava sotto la pallina per tagliare la stop volley, cioè quindi c'era tutto. E secondo me questa è la parte, perché sennò diventiamo tutti dei pazzi da Synergy, che non frega niente a nessuno, può fregare a me, a voi due, guardare qualcosa. È una parte, è limitante. È una parte, ma non portiamo nessuno a vedere la palla canestro se gli raccontiamo di quanti punti per possesso fa la Virtus in isolamento rispetto all'Olimpia, cioè non frega niente a nessuno. Proprio così, siamo a questo livello. Devi riuscire a contestualizzarli in un modo che dia una forma a una cosa in maniera comprensibile anche all'utente, che non sia tecnico, ecco, sennò appunto, quelle cose poi che... diventa tecnico, dopo magari diventa tecnico, però calma, ho capito il punto. Adesso però la domanda è troppo facile, la domanda la faccio io e dico e chiedo, cioè voi mi state dicendo che l'eccessivo da questo punto di vista tecnicismo di un linguaggio eventualmente bla bla bla, bla è un motivo per cui in realtà c'è il successo che c'è per quanto riguarda il nostro sport, e quindi bisognerebbe avere una capacità di essere complessivi, omnicomprensivi, e quindi intrattenere, fare, disfare tutto il resto. Però la domanda è, ma secondo voi nella pallacanestro veramente i numeri cambierebbero perché c'è quello? Allora, io, a parte che faccio questo di lavoro, ma quando ho iniziato a seguire le prime mi ricordo che c'era Gianni De Cleva e poi Franco Lauro, e poi dopo negli anni ovviamente poi è arrivata Telepiù e quindi Flavio Tranquillo e Federico Buffa sull'NBA in particolare, dopo aver sentito però Bassani e Peterson, cioè tutti, io lo fate tutte a livello di ascolto della questione. Però quello che mi viene da pensare è, e in tutto questo non credo che ci sia stato mai un picco perché c'era quello o quel tipo di racconto, e questo è il grande dramma. Il nostro problema è proprio che non, cioè la nicchia della pallacanestro non nasce secondo me dal modo in cui è raccontata, secondo me è un falso problema questo. No, non è la Gazzetta, faccio l'esempio, senza voler dire il grande giornale, il primo giornale del paese di sport, che è la Gazzetta. Cioè, non è che non mette le paginone a nastro sul basket perché non è raccontato, non racconteremmo le storie. Il motivo per cui non se ne occupa abbastanza gente è semplicemente perché non c'è abbastanza richiesta da parte di chi compra il giornale, di chi frequenta i siti, di chi si abbona e fa le robe. Purtroppo è crudele, ma è così, Cioè, io non voglio, adesso non sto cercando di giustificare chi racconta, però Mazza, secondo me quella roba lì vale il 10%. Parlavamo di quello, siamo rimasti a parlare di quello, non è perché fosse il problema dei problemi. Non è che non lo risolviamo domani con quello, però se cominciassi, il problema è che secondo me la pallacanestro in Italia segnatamente, dove ha avuto un crollo, secondo me un crollo proprio qualitativo da tanti punti di vista, basti pensare che all'inizio del millennio noi eravamo il livello della pallacanestro, il famoso grido di dolore di Recalcati dopo il 2004, ragazzi abbiamo finito perché non c'è ricambio, non c'è niente dietro, non c'è organizzazione, non c'è nulla, non viene ascoltato da nessuno, e infatti inizia praticamente un ventennio, 16 anni prima di andare alle Olimpiadi e di risultati risibili della nazionale, perché non fa più nulla praticamente, nasce qualche talento che va a farsi valere, vedi, risibile anche a livello di squadre, perché il problema nazionale perché è il picco della piramide, sostanzialmente però in 15 anni cosa succede? Che Siena fa due Final Four, no? Perché basta, la Virtus vince un Eurocup e una Champions League,
Però questo è very recent, io ne parlerei. Sì, sì, dico dal 2004 al 2021-22, così 16-17 anni, sì, sì. Okay. E poi non so, Venezia vince una FIBA Europe, se non sbaglio, e Reggio Emilia un Euro Challenge, può essere. Sì, sì, no, anche qualche FIBA Euro, la Rey ha vinto la FIBA Europe. La FIBA Europe, sì, è vero. Sì. Comunque, voglio dire, mettiamo insieme, probabilmente, non so, il fatturato... Io temo che purtroppo però il problema sia nato, il Millennium Bug doveva far esplodere tutti i computer, in realtà ha fatto esplodere l'economia dello sport italiano. La realtà purtroppo è questa, questo è impresso nell'euro con il cambio della moneta e automaticamente l'informatizzazione progressivamente inarrestabile ha creato, è inutile nascondercelo, la problematica totale di quello che era uno sport di vertice anche a livello, ma ci sta, dal calcio in giù, non solo e quindi il sistema calcio, il sistema degli sport minori era abituato a un giro di denaro che non si è più visto, è crollato perché non c'erano più le risorse da metterli. I motivi andateveli a cercare, ci sono degli studi, ma il senso è che cioè è come dice Kenzo Tange, non è che il racconto è importante per attirare fasce di pubblico non adatto, ma non è sufficiente. I 6 azioni di rugby che ha raccontato meravigliosamente su Sky dal grandissimo Pierantozzi, Francesco, detto Polpa, no, perché sennò Andrea Meneghin poi mi mena, serve un'italiana che sia vincente in campo internazionale. Ragazzi, è in effetti tutto lì. Cioè il tennis, Sinner, 500.000, esatto, ha fatto 500.000 fino all'altro ieri. Poi i diritti, guarda un po', è arrivato Sinner e i diritti sono diventati che costano una marea di più, hanno fatto le aste, alla fine, nel senso, questo è il punto. Purtroppo ci servirebbe quella roba lì e non è facile da fare. No, lo so, beh, ma pensa, ci sono altre 1700 cose, se pensi che per costruire un'arena, diciamo, arena già eccessivo, un palazzetto nuovo in Italia ci vogliono circa 5 anni per cominciare a pensarci, per fare i documenti, per passare attraverso tutti i vari... ma ci vogliono 5 anni anche per fare lo stadio, che dovrebbe farglielo fare in 3 minuti, visto quello che... c'è una burocrazia che ti ammazza, eccetera, eccetera. Io dico solo che è chiaro che quello che stavamo dicendo, tornando a bomba su quello, non risolve il problema, non è solo raccontandolo meglio, però... Se cominciassimo a raccontarlo meglio e soprattutto se ci fosse anche, se si rendessero conto che questo è uno dei limiti di Eurolega, di LBA, di tutto, che ci vuole più disponibilità e apertura anche da parte di questa gente, perché noi lo sappiamo, non possiamo sentirci dire ancora da diverse società, e ci succede, che nel giorno libero non possiamo avere per mezz'ora, noi come chiunque altro, non possiamo avere per mezz'ora un giocatore o un allenatore perché è il suo giorno libero. Ragazzi, non è una risposta che è accettabile, ma non può essere, e non è accettabile che non ci sia una Lega, che sia la LBA per l'Italia, che sia l'Eurolega per quello, che sia tutto quello che vuoi, che sta sopra, che imponga delle regole che sono come quelle della NBA, in cui se a un certo punto uno è accreditato come trasmissione, come giornalista, come testata, come quello che vuoi, se ti chiede materiale umano, in questo caso quel materiale umano deve essere concesso, perché ne va del fatto che cresca la Lega, che poi, cari miei viziatelli, crescono anche i vostri stipendi. Ma non potete pensare di avere, e dopo continuiamo a lamentare, non è sostenibile, botte piene, mogli ubriache, è bellissimo. Però sai che questo è il punto chiave, anche qui secondo me casca l'asino, perché tutto quello che dici non è sacrosanto, dovrebbe essere scritto nel manuale e rispettato. Il problema è che non è così, e spesso noi abbiamo delle situazioni dove in Italia ci si preoccupa sempre di mantenere la competitività sugli ingaggi dei giocatori, anche a discapito di qualunque altro aspetto della questione. Peccato che nel giochino ci sono metà degli altri aspetti che sono importanti tale e quale agli ingaggi dei giocatori, perché l'idea che la gente dica spendo 50.000 euro in più per un giocatore, però non faccio, che ne so, mi strutturo e faccio la foresteria, ristrutturo per avere un po' di... Abbiamo un caso eclatante in Italia e in Eurolega, sì. La Virtus Bologna è un caso vizioso, non virtuoso in questo caso, nel senso che comunque la Virtus è stata per anni, decenni, a livello giovanile un'istituzione in Italia, un punto di riferimento. Negli ultimi anni è cresciuta esponenzialmente la prima squadra, è stata svuotata
tutta la cantera, insomma, che adesso non è neanche lontanamente paragonabile a qualche anno fa. Assolutamente, hanno fatto la sezione femminile in un certo modo. Questo vero, è anche quello. Vero, hanno investito parecchi soldi lì. E per questo la scelta sulle giovanili è una scelta che fa in capo poi a ogni club. Io adesso ho parlato della Foresteria. Milano ha fatto l'inverso invece, per esempio. Ho capito, infatti ho detto fatto l'esempio della Foresteria, non era per dire che chi non fa la Foresteria per il giovanile non fa quello che... Intendevo dire che è più complesso, riguarda le strutture del club, le strutture... Abbiamo sentito negli anni anche gli ospiti nel qua raccontarci, no, le questioni. Adesso l'esempio è sempre quello del Bayern Monaco, sono tedeschi e sono precisi, però hanno 35 persone assunte che lavorano per la club e quelle che non si occupano direttamente di pallacanestro. Questo è un modo di strutturarsi nel tempo e tutto. Noi questa visione a medio-lungo termine, che è l'unica cosa che potrebbe rendere la pallacanestro uno sport che vada a diventare veramente dietro all'unico sport che c'è in Italia, è l'unica, è quella lì la via, e invece non c'è modo di metterla giù. Siamo legati ai risultati e tutti si comportano di conseguenza. E purtroppo, cioè, se no, facciamo diversamente. Ma sì, il problema è che se, come diceva Marza prima, non c'è una lega che impone, nessuno inizia a farlo da solo. È molto raro. Ci servirebbero anche dei colpi di fortuna di società invece che fanno o tentano di fare quella roba lì, cioè una cosa virtuosa dove magari non vanno oltre a un certo tipo di, perché vogliono prima di prendere certi giocatori avere un certo tipo di struttura, che abbiano successo. Però dobbiamo sperare in quello perché si espande. Ti aggiungo anche una cosa. L'altro giorno leggevo un articolo, non mi ricordo su che giornale, ovviamente online, per nulla cartaceo, però uno dei quotidiani nazionali più importanti, parlavano di sport e di stampa gradita o meno, facevano un elenco dei giornalisti graditi alle conferenze stampa di Allegri. Tu ne sai più di me perché hai frequentato quel mondo, ce l'hai detto anche più volte, addirittura nel calcio è esponenzialmente valido questo ragionamento. Le domande prima, basta dire, mandami le domande prima. Ecco, già questa è una cosa che mi uccide, cioè solo a pensarci, nel confronto le domande prima, come sapere... L'inglese. Datemi la fotocopia del testo dell'esame di maturità, così preparo il tema il giorno prima, cioè è una roba allucinante. Ma detto questo, giriamolo sulla politica, non voglio parlare di politica, ma quali sono le trasmissioni, parlando di politica, che hanno più successo? Quelle in cui c'è un contraddittorio fortissimo, in cui vedi Berlusconi e Santoro, non so, Berlusconi e Travaglio, quelle sono quelle che hanno più i nemici storici, proprio se vogliamo, conclamati. Ecco, tutto questo nello sport no. Le grandi società cosa fanno? Cercano di eliminarlo, togliendo automaticamente successo, perché se c'è il contraddittorio tra il giornalista X, presunto nemico, se può esistere il nemico nello sport, però presunto nemico e acerrimo critico dell'allenatore Y o del giocatore Z, che si sente il giocatore preso di mira perché tre volte questo ha scritto hai fatto schifo, chiaramente usando altri termini, questo darebbe molto più successo piuttosto che sentire uno che dice buonasera coach, volevo fargli i complimenti per la vittoria, poi ho visto che avete dominato a rimbalzo, poi siete riusciti a togliergli tutti i tiri sul perimetro, loro che sono una squadra che vive di tiro da tre, adesso volevo sapere domenica come andrete in campo per la prossima partita. Guarda, no, hai detto un sacco di cazzate, preferivo perdere stasera e domenica andiamo in campo per perdere. Cosa pensiamo, che arrivi una risposta del genere? No, sì, tu hai ragione, eccetera eccetera, tutte balle che non interessano più a nessuno, che non vendono. Poi no, con questo non c'è una squadra italiana che vince la Coppa dei Campioni o Eurolega, che dir si voglia, no? Se risolviamo questo problema. Però cominciamo a mettere lì qualcosina, Io voglio sempre vedere, quando vedo Antetokounmpo che va a servire gli hamburger nel centro commerciale, io vedo la differenza. Quando io vedo la conferenza... dell'FBI dietro schierate in borghese, quando vedo la conferenza stampa durante il periodo Covid dell'NBA e seguo per caso una conferenza stampa, interviene Facundo Campasso, risponde a quattro domande in sala stampa e poi gli dicono adesso il collegamento internazionale e si collegano in otto giornalisti argentini che lo tengono lì 40 minuti, lo bombardano su qualunque roba, anche su che gelato vuoi mangiare. Ecco, così, però questi dopo questi vendono, sono più bravi. E noi invece
no, il giorno di riposo mezz'ora no, perché è troppo stressante, sai, abbiamo tanti impegni, ma per favore. Ho capito Marza, però ti ritorno a ripetere, stiamo parlando di una situazione che non è neanche tra le priorità di un paese, che devo raccontarti le caratteristiche del paese Italia. Ma non solo l'Italia, guarda che non riguarda solo l'Italia. Non solo l'Italia, ma allora, l'Italia da conta, tanto, perché se da poi nei ruoli, l'età media, Marza, ci sono dei vice direttori NBA di 33 anni, io non conosco una persona in posizione di potere nel mondo della pallacanestro italiana che abbia meno di X anni, molto bene al di sopra dei 30, perdonami, questi segnali culturali contano e certo, come se uno esce da Harvard là in statistica ed è un genio, la NBA ha bisogno di uno nella sua sezione, vanno a prenderlo, qua no, non funziona così, quindi se questo è il modello è molto difficile di servirti a una realtà che cambi le cose, perché è lì che deve cambiare, non lo fanno da soli, è la Lega, quando citi la NBA ma la NBA li obbliga, non lo farebbero mica di stare in collegamento con cinesi e argentini a parlare di hamburger, se non posso obbligare. Però li hanno anche fatti rendere conto che così, facendo così, dopo possono 40 milioni. Pensare al fatto che probabilmente tra due anni Doncic, no, è notizia di oggi, firmerà il contratto da 346 milioni per 5 anni, il più grande della storia. Ecco, molto bene. Molto bene. Non è niente di nuovo, in America questi contratti, quelli di baseball e football. No, ma certo, però tutto così, sono un po' più bravini di noi nella gestione di queste cose. Assolutamente, l'inspiegabilità è, o meglio, l'inspiegabilità apparente è il perché non li si copi. Cioè, la questione è soprattutto nelle parti copiabili, perché è chiaro che non puoi usare il modello completo. Cioè, troppa cose che dovresti sistemare, a cominciare dagli stati, che lì sono un mondo diverso. Ma ci sarebbero degli aspetti che puoi copiare. E caspita se ci sarebbero, soprattutto macro, cioè le direzioni. Se tu metti delle norme che vanno in una direzione, il sistema poi si adegua. Se tu invece la direzione non c'è e ogni volta la questione è da lì a guardare i prossimi 2 o 3 anni, cosa facciamo, cosa non facciamo, è molto difficile che avrai dei risultati nel medio-lungo periodo. Questo è quanto. Dopodiché ci siamo imbizzarriti su una questione importantissima e d'altronde, poi tra l'altro aggiungo, se non ne parliamo noi, chi ne parla? Ah, nessuno, questo è sicuro. Ah, ecco, esatto. Perfetto, torniamo a cose più interessanti. Allora, parliamo nello specifico delle due partite delle italiane. Partiamo da quella di Bologna che appunto ormai è ampiamente noto, io ho anche commentato, una partita che però, per quanto persa e per quanto anche se vinta avrebbe cambiato sostanzialmente in realtà le cose fino a un certo punto, secondo voi cosa è, alla fine sono più le cose positive o le cose negative? Dal meno due, o se preferite dalla partita, dalla serata. Paglia. Ma faccio fatica a rispondere a una domanda del genere. Di sicuro è, come prestazione è stato un po' una sterzata rispetto alle ultime, è stata più in linea con la Virtus che abbiamo visto per mezza stagione, quindi quella è la parte positiva che ti porti a casa, anche se poi è stata anche un po' mitigata dalla prestazione invece in campionato con Pistoia. Anche Real Madrid ha perso male facendo. Vero, però quello della Virtus si inserisce in tutto un periodo che è di down generale. Forse la partita col Pana è stata l'eccezione a tutto questo periodo negativo. Se sarà un inizio di un cambio di rotta, lo vedremo nelle prossime settimane. Però sicuramente la Virtus ha poco da recriminare sulla prestazione dell'altra sera. Soprattutto nel secondo tempo. Chiaro, ovviamente. Detto che il primo, comunque, ripeto, anche per chi non avesse mai sperimentato, quando giochi contro una squadra che è più forte di te, in trasferta, così allacciata, che parte e le prime 7 triple fa 21 punti, ti garantisco che sei bravo a rimanere sotto 10-12 come ha fatto Bologna, che poi è stata nel secondo tempo. Detto questo, Marda? Sì, sono d'accordo, questa è stata la parte fondamentale, tant'è che quando si cercava di vedere, immaginare quel meno 9, quella singola cifra di svantaggio, per dire con un paio di canestri poi ci provo, poi è arrivato, è successo. Io avevo visto un'ottima Virtus il lunedì sera a Brescia, l'ho rivista col Pana, mi sembrava che fosse tutto un po' sistemato meglio,
poi è arrivata, non ho visto la partita di ieri sera, però penso che solo leggendo i tabellini si capiscano diverse cose, e confermo ancora che al di là del valore della Virtus, che è stato altissimo per tanto tempo, poi è stato in, io lo definirei quasi eccessivamente fisiologico sì, però un po' meglio si poteva fare decisamente, la Virtus è corta per le due competizioni, la Virtus è corta, mancano 2-3 se non 4 giocatori se vogliamo parlare di alto livello, se vogliamo parlare di ballare tra l'ottavo e l'undicesimo posto e poi arrivare magari ai settimi o qualcosa del genere l'intorno ci può stare, ma se vogliamo consolidamento più su è corta, come il primo esempio che mi viene in mente che faccio sempre è quello del Baskonia, che è corto, infatti il Baskonia sta perdendo una valanga di partite in Liga, e lui sì che rischia di stare fuori. Questo è quello che penso. Poi se prendere il positivo o il negativo, adesso la Virtus ha questa partita di Milano che è particolare, perché si vedrà che partita è solamente venerdì, a seconda di quello che succede al giovedì. Potrebbe diventare la partita del secolo anche per Milano. Se, a proposito, avevi detto da qui alla fine della stagione l'Alba vince una partita. Ora rimane un Alba Partizan che potrebbe essere. E stava a dire che intendevo in casa, perché fuori casa, insomma. Ah, stava a dire che no, perché poi fuori casa allora giocare col Panathinaikos all'ultima. Quindi l'Alba vincendo può eliminare il Partizan oppure togliere il secondo posto al Panathinaikos e magari regalargli un derby greco nei playoff. Credo di aver citato lo psicodramma serbo che a Berlino con tutti tanto pubblico e tutto il resto, non mi sorprenderebbe proprio per niente a questo punto. Sugli psicodrammi del Partizan direi 7 sconfitte da 1 a 5 punti in stagione. Esatto, ma non è un caso. No, la Virtus avrà 7 vittorie da 1 a 5 in questa stagione, e non è un caso quello. Tra l'altro 7 vittorie, 7 sconfitte e 6 vittorie da 1 a 5 punti. Questi hanno giocato 13 partite entro gli 1 a 5 punti, sono tante. Però la cosa brutta è che tutto sommato il record 6-7 non sarebbe neanche tragico, dici vabbè, una la vinco, una la perdo. Però Marza. Però tante di queste le hanno perse quando le avevano già stravinte, è quello il discorso. Però Marza, tu che? Ma rispetto all'anno scorso, quindi a me sembra lampante il problema, proprio lampantissimo, a parte la parte del store, e vabbè, però secondo me è più grave l'altra parte, l'australiano ragazzi, non è la differenza tra l'aver perso 10 partite in quel modo lì, perché era l'alternativa all'altro. Kevin Panther, sembra il fratello. No, Panther l'anno scorso aveva, nei momenti decisivi, splittava i palloni e i possessi decisivi con l'altro. Adesso li gioca tutti lui, è un problema. Sembra diventato il fratello scarso, non è scarso. Però. No, è che li gioca tutti lui, lo sanno, è prevedibile. Li gioca tutti lui e soprattutto ce ne ha 3 addosso sempre. Per forza, l'anno scorso lui spesso stava lontano dalla palla perché ce l'aveva l'altro, che non solo faceva magari la giocata decisiva, segnando lui, mettendosi in proprio, ma magari andava in giro, partiva, batteva dopo che roba, andava fino in fondo e poi creava buttando fuori. Adesso crea come l'altra sera, arriva fuori la palla Kaminsky che ha la tripla per vincere e la sbaglia. Però secondo me questa roba qua, ripeto, poi è vero che erano anche senza le idee, ci sono state tante cose che si sono accumulate nella situazione. Comunque il nuovo Exum c'è, C'è il nuovo Exum. Sì, dai. Ha la maglia bianco-verde, dai. Non avete pensato a Exum. Chi? Edmond Sumner. Sumner, la partita dell'altra sera, però Canini, però si vedeva fin dall'inizio. Causa sicuro, proprio matematico. Causa di Exum area 52. Attenzione, io però vi ricordo che Exum il primo anno anche al Barcellona per tanti mesi, ma questo qui però con la pallacanestro europea, sì, no, poi non c'ha tiro da tre, tutte queste robe qui, insomma, però Ocha Sumner, Exum ha svoltato in corsa, perché veniva dalla NBA che non tirava praticamente da tre. Neanche a Barcellona il primo anno tirava praticamente. Però là gli hanno detto: guarda, che tu devi anche tirare. Tra l'altro, fai anche canestro. Gli l'ha mentalizzato su sta roba e lui tirava il 40 alla fine della stagione. Ma forse li sta tirando anche quest'anno in NBA, sai? Molto bene, dopo vai, C'è stato un momento in cui, tipo, non so, su 10 partite stava tirando il 50%. Può essere in NBA. Però perdonatemi, correggetemi se sbaglio, è ancora i Mavericks, vero? Eh sì. Sì, sì.
Allora, però lì bisogna sempre fare l'asterisco, perché se c'è una scuola in NBA dove tu veramente tiri come nel corteo, cioè nella, quella scuola lì, con quei due là che ha la palla in mano, l'uomo più vicino a Exum quando tira da tre è in panchina. 51 e 6, tanta roba. Come direbbe tale Alessandro Mamoli, se giocassi di fianco a Doncic anch'io tirerei il 45%. Tirerebbe il 45% anche Mamoli, che tirava peraltro il 45% a 20 anni. Stagione mediocre, Summer, Exum fa un altro sport. Mediocre non tanto, sta uscendo. No, è che crescita, ragazzi, crescita. Non puoi intende dire che è un in divenire. Esatto. Cioè. Infatti okay. A me piacerebbe, io spero, temo per lui, temo, che gli arrivi un'offerta importante che lo faccia andare via. Aia. Mentre secondo me, se rimanesse un anno ancora con Trinchieri, questo rischia di diventare un giocatore ovviamente di un'altra categoria. Lo sai com'è con lo Zalgiris, se arriva l'offerta cosa van via, contratto, non contratto e cosa van via. Ma perdono Keenan Evans, possono spostare quel grano lì su ma Keenan Evans, sì, però Keenan Evans lo perdono, ma non gli entra un buyout, semplicemente l'ingaggio di Keenan Evans non è alto. Keenan Evans avrà l'ingaggio più alto dello Zalgiris e glielo danno. Ma non è alto, il più alto dello Zalgiris non è alto. Sì, ma è comunque il doppio di quello che prende Summer attualmente. Se la gente di Summer non è un cretino e gli spiegano, guarda che va via quello là, noi gli diamo alla squadra le chiavi in mano, col Krinka che allena, questo qua l'anno dopo va a giocare per il milione dove deve andare a giocare. Comunque, io ho visto in una giornata unica, ho visto due giocate difensive, quella di Sumner quando porta via il pallone in palleggio e va in contropiede, a chi è che l'ha portato via? A Napier, era Napier. Forse Napier, e poi quella, lo stunt di Paiola negli ultimi due minuti, cioè la giocata difensiva di Paiola, secondo me la cosa, io ho visto solo Diamantidis così, solo quella roba lì faceva Diamantidis. Poi, se vogliamo, non è perfetto sull'ultima giocata di Nan. E un 9 deve essere l'agente ripudiato da Summer che scrive sotto mentite spoglie, un suo tifoso, insomma. Sì. Io non sono troppo in disaccordo, onestamente. Cioè, esatto. Summer non mi ha colpito fino ad ora. No, neanche a me. Prima della partita di Milano non mi aveva mai colpito, onestamente. Ecco. A me ha fatto vedere tante cose che mi piacevano un casino. Poi però non li metteva insieme perché faceva anche dei disastri. Mi sembrava il classico giocatore americano arrivato qui e di difficile adattabilità. Questa è l'impressione che ho avuto. Però vedevo tutta una serie di cose e dico, se queste qui vanno insieme, non è un caso che il primo che le ha messe insieme sia uno che conosciamo abbastanza benino. Secondo me non è un caso. Però mi piace. Va bene, vedremo se Summer... Ma è ancora di Milano però, Vedremo se Summer crescerà esponenzialmente l'anno prossimo. Abbiamo parlato solo della Virtus, ragazzi, non abbiamo parlato di Milano. Però, no, arrivando appunto il discorso Summer ci portava poi su Milano, ma dicevo, se Trinchieri sta a Kaunas il prossimo anno, scrive Malcolm. Contratto, non sbaglio. Contratto ce l'ha, poi secondo me a occhio anche a qualche escape di qualche genere. Detto tutto questo, vedremo nel prossimo. In linea di massima mi pare di poter dire che, a meno che non succedano di Ginepraj da qui a giugno, anche Kaunas è ben contento di tenerselo, quindi in linea di massima dovrebbe rimanere, salvo colpi di scena che possono sempre accadere. Milano ha perso appunto a Kaunas una partita che di fatto, lo avevamo detto, doveva vincere. Se le avesse vinte tutte possiamo dire sarebbe entrata matematicamente a questo punto. Ormai sì, a 17 sì. È quello che dicevamo da mo', le vince tutte, arriva a 17, non ci arriva a 16... Ci sono delle chance, però Marzo ricordava prima, bisogna che dietro ci siano risultati giusti e che non arrivino le squadre con cui Milano è messa male, e non sono poche. Una di queste ovviamente è lo Zalgiris stessa. A questo punto la partita con Bologna è imperscrutabile. Io credo che Milano giocherà una partita vera e cercherà di vincere in tutti i modi, anche perché è l'ultima in casa, a prescindere se passeranno o no al play-in, che comunque non lo giocherebbero in casa. Lo so, la vostra impressione barra cosa, cioè alla fine forse tutto sommato comunque vada a finire, meglio che finisca qui, perché almeno si concentrano sulla parte che rimane, cioè il campionato, e trova gli equilibri che deve trovare quella squadra lì, e poi è ampiamente in corsa per vincerlo.
Paglia. Tanto ormai sono rimaste due partite, quindi non è puoi fare tanti calcoli. No, però se volevi commentare, nel senso il termine ti ha sorpreso, voglio dire, aveva fatto una settimana da doppio turno battendo due squadre che non pensavamo le avrebbe battute mai. L'ho detto la settimana scorsa, il dubbio è che Milano questa, la continuità, cioè, il dare continuità a queste prestazioni qua non ce l'ha mai avuto, mai avuta nella stagione. I colpi, gli exploit li ha fatti praticamente sempre, sin dall'inizio ha avuto prestazioni super isolate. La parziale novità era che ne aveva fatte due di fila in 48 ore. Questa era la cosa. Però onestamente mi ha sorpreso fino a un certo punto, cioè andare a vincere a Kaunas con questo Žalgiris qua devi essere una squadra mentalizzata, che ha uno storico dalle spalle, che ha delle sicurezze, delle fluidità e tutto quanto. Milano tante di queste cose non ce le ha e quindi alla prima difficoltà, come è successo spesso, è andata giù. Diciamo che la svolta dopo la doppia vittoria era proprio in fase di test e sarebbe stata testata in quel di Kaunas, esatto. E quindi di svolta non si parla, perché purtroppo servivano, ripeto, poi la questione è che il fatto che servissero 5 in fila negli ultimi 5 ma è frutto di quel che purtroppo è successo prima. Cioè perdere a Kaunas purtroppo è ampiamente nelle corde di tutti, ci ha perso il Fenerbahce recentemente, quello che ha perso sostanzialmente solo a Kaunas negli ultimi 2 mesi, quindi è un grado di difficoltà alto come trasferta e purtroppo è andata così. E quindi Marza, il pensiero della notte sulle ambizioni? Il pensiero della notte è che guardando la partita io avevo ampiamente previsto, non avevo nessun dubbio che perdesse contro Primo, perché nelle ultime stagioni vi dirò che molto spesso Trinchieri si è travestito un po' da nemesi messiniana, anche perché insomma con squadre decisamente inferiori l'ha portato anche, io non dimentico la serie col Bayern, queste cose qui, cioè con squadre che valgono un terzo, però se l'è sempre giocata faccia a faccia fino all'ultimo tiro, quindi poi io sono abbastanza attento, mi piace seguire gli allenatori. Quello che col Barcellona l'anno dopo, a dire del vero. Sì, no, ma mi piace vedere allenatori che soffrono certi allenatori, altri che vanno un po' più semplici con altri. Cioè, ci sono questi fili, questo fil rouge che unisce un attimino le rivalità dei diversi allenatori. Guardando la partita mi è venuta in mente una frase che disse Springsteen una volta, che disse che invecchiando si fa fatica ad accettare che convivano nella stessa realtà tanta bellezza e tanta crudeltà. Io sostituirei bellezza e crudeltà con oscurità e bellezza, nel senso che il gioco di Milano mi è sembrato estremamente oscuro e quello dello Žalgiris mi è sembrato estremamente bello. Non bello in generale, globalmente, bello perché mi sembra che abbiano fatto tutti, cioè che ci fossero in campo da una parte X giocatori che facevano tutti quello che sapevano fare, senza dover cercare di fare cose extra. Dall'altra parte invece c'erano 7.900 adattamento, cioè questo che doveva fare un po' di quello, quell'altro che doveva fare un po' di quell'altro ancora, eccetera, eccetera. E questo così mi è sembrato estremamente strano. Adesso è tutto su Milano, le possibilità è tutto molto semplice. Ci sono due squadre che eliminano Milano se arrivano a 17, perché a 17 Milano non ci arriva, che possono essere il Baskonia, a cui basta vincerne una perché 16-16, e l'altro è l'Efes, che è 15-17, che ha il derby e poi all'ultima la Stella Rossa. Quindi direi che la partita chiave in assoluto è Efes-Fenerbahce. E poi per il Baskonia, chiave in assoluto, però perdonami, è Fenerbahce Efes. Sì, Fenerbahce. Sì, conta. No, conto e come, anche perché Fenerbahce è 15. È bagarre. L'Efes ci lascia le penne. Infatti io ti stavo già per dire, l'Efes ci lascia le penne. Dopodiché il sogno di Milano è vincerne due e sperare che all'ultima, perché questo cambierebbe tutto, all'ultima il Valencia sbanchi la Stark Arena, perché in quel caso entrerebbe gli scarti, i risultati del Valencia, che sarebbero molto più favorevoli rispetto a quelli col Partizan. Però aspetta, no, non contraddirti, il Partizan ha già il problema che va alla Mercedes-Benz Arena, dove l'Alba vincerà una partita prima della fine. Vabbè, però lo dici tu, io non so, io sono convinto che ci saranno tipo 9.000 greci e potrebbe essere un psicodramma, però alla fine penso che la vincano. Ma non lo so, altro che caso negativo, invece... Aspetta, quello che noi non consideriamo è che sì, lo Žalgiris che va a giocarsela col Monaco, sì,
impegnato a vincere per stare nelle prime quattro, è importante per il Monaco, ragazzi. Perché... fondamentale, cioè il Monaco ha già fatto la sua boiata. E lo Zalgiris vince due partite, ricorda l'ultima poi ospita il Real Madrid in un classico Zalgiris Real Madrid di fine stagione. È vero, non è un classico. Queste robe sono vergognose, va bene? Un classico. E lo Zalgiris ci avrà tipo 8 combinazioni su 10 in cui passa, eh? Se lo Zalgiris d'accordo. Finisce a 16-18 e sempre che non ci siano quelle che arrivano a 17 che allora fregano via tutte le altre, ma sul 16-18 se c'è di mezzo lo Zalgiris che ne vince due, lo Zalgiris ha notevolissime possibilità di passare. Notevolissime, il problema è che deve battere in una settimana due squadre che sono 46-17 in Eurolega, Monaco in casa che si gioca il fattore campo, se perde va a giocare al Pireo o all'Ulker Arena o all'Oaca, io ti dico al Palau, quisquiglie. Quisquiglie, Monaco ipermotivato, l'ultima è Real Madrid, secondo il ragionamento ok, sono già primi, però come dicevamo prima che la prossima giornata il Real gioca col Baskonia in casa e non è che regala perché allora perdiamo le ultime due con Baskonia e Žalgiris perché siamo già primi. Io non ci credo tanto a queste combinazioni, auguro ovviamente al Trinca di fare il miracolo, è l'unico a cui lo auguro. Secondo me lo Žalgiris con l'onore delle armi arriverà undicesimo e o dodicesimo e diremo tutti se si fossero svegliati prima o meglio se non avessero fatto quella retromarcia clamorosa con i giocatori campioni, esatto, il Trinca andava un mese prima, vinceva due partite in più ed eravamo qua a parlare dello Žalgiris che si giocava il settimo, del miracolo Žalgiris. No, miracolo no, perché non è un miracolo, se no queste cose però... di miracolo già, dobbiamo cambiare la narrazione, perché anche lì ho letto prima uno che ha letto una cosa bella, ha detto perché com'è possibile che uno dei top 10 di Eurolega non lo chiami, perché quando poi trovi i detrattori di Andrea Trinchieri ti dicono perché è un allenatore adatto a quei contesti lì, dicono. Ma chi lo sa questa cosa qui, però questi detrattori chi lo sa, cioè sulla base fammi finire ti dicono prova. Aspetta, fammi finire, ti dicono quei detrattori lì, quei contesti lì, che già dire quei contesti lì non si capisce esattamente cosa voglia dire, visto chi ha allenato, perché non è che andrà allenato solo il San Pio, che uno con tutto il massimo rispetto può dire, beh, insomma, ad esempio, no, quei contesti lì sono lo Žalgiris, il Partizan prima di Obradovic, ok, non era il Partizan con la disponibilità di adesso che volete, Brose Basket, che è stato messo sulla geografia europea di fatto da lui, e prima ancora Cantù, che non è Milano, e siamo tutti d'accordo. Però il problema dei detrattori è che molto spesso, quando li senti poi, non sono mai, non corrispondono mai a personaggi che hanno, che ne so, una storia di, che hanno fatto il general manager, hanno fatto il presidente, ex giocatori di... No, sono persone extra, spesso extra basket o spesso extra ambiente. Quindi la domanda principale è, questa leggenda metropolitana che allenare la Juventus è più difficile che allenare il Piacenza perché ti pressano, è esattamente applicabile alla pallacanestro. Sono tutte boiate, boiate spaziali, che raccontano un certo tipo di stampa perché vuole, perché spesso non hanno argomenti, non sono competenti per dire quell'allenatore lì, come no che è in grado di allenare al Madrid? Perché? Perché quello va da quello lì e gli spiega quello, va da quell'altro e gli dice quello e fa giocare quello come fa giocare quello. Questo discorso qua non lo sa fare nessuno. E allora raccontano, semplificando, questo enorme favola degli allenatori che non vanno bene lì. Io lo sento, mica è solo Trinchieri. Cioè Sarri è andato a 60 anni a allenare al massimo livello e da 20 che a Coverciano usano i suoi schemi per formare gli allenatori. Cioè, sto dicendo che questa roba qua è un vizio maledetto in primis di questo paese e che tendenzialmente poi si allarga anche agli altri paesi. Ma noi siamo i campioni di tutto questo. Non è un caso che lui sia fuori dall'Italia da 10 anni, o no? Ma c'è una cosa, intanto vorrei rispondere a Teo Nove che dice Gherardini aveva la possibilità, non ci ha creduto in Trinchieri. No, non è così, stai dicendo una cosa che non è vera. Gherardini aveva la possibilità di tutti e due, alla fine ha dovuto prendere una decisione e... vi posso garantire che la scelta di Jasikevičius è arrivata anche perché c'era una maggiore affinità ambientale, essendo lui già stato lì eccetera, e avevano bisogno di qualcosa per il subito nell'immediato. Ma fino all'ultimo, e ve lo confermerà Maurizio Gherardini sempre, la scelta con Trinchieri, cioè non sfogliavo la margherita, non sapevo se fosse meglio uno o l'altro, quindi non è una bocciatura, assolutamente non è vero. Io aggiungo una cosa,
io capisco che Andrea Trinchieri, voi lo conoscete sicuramente anche più di me, siete più amici, eccetera, eccetera, però forse anche essendo meno amico, è una persona che può crearti dei problemi, nel senso i dirigenti, tutti quelli con cui può avere a che fare, non dei problemi, può metterti in soggezione, perché è già una persona che parla con tutte quelle lingue, che parla tutte quelle lingue, che ad esempio con tutti i giocatori che tu hai, lui può parlare nella sua lingua e tu magari sei il dirigente, sei lì, non parli quella lingua, non sai esattamente che cosa si stanno dicendo, mentre lui ha questa affinità totale, questa facilità di comunicazione. È una persona di una cultura notevole, perché, ripeto, voi lo conoscete meglio di me, forse troppo. Forse troppo. E allora forse per un ambiente di un certo tipo, di fronte anche, penso a più dirigenti che altro, più dirigenti dire, caspita, però io vado a prendere una persona di quello spessore, di quel livello, e poi dopo magari mi ritrovo quasi a pagina 2 del nostro vocabolario e non sono più a pagina 1. Ecco, questo è, spero di essermi spiegato bene. Sì, sì, spiegato bene, la domanda però è, questo ragionamento qua, quei dirigenti lì lo fanno alle proprietà? Cioè che tra non lo so, e io temo che non si arrivi neanche a quello, perché magari le proprietà, che molto spesso sono solo proprietà, perché sono poche le proprietà competenti sul campo, sono più competenti in altre cose, bravissime a metterti a disposizione risorse finanziarie, ci mancherebbe, però tecnicamente direi che è più quello che non sanno. Devono delegare. E allora queste notizie arrivano, probabilmente direi che se, allora ti direi che se 15 proprietari su 18 avessero a che fare direttamente con la persona Andrea Trinchieri, prenderebbero Andrea Trinchieri come allenatore, e 15 general manager su 18 probabilmente no. Questo è un attacco frontale alla categoria di general manager. No, ma cioè, adesso è chiaro che è un'esagerazione dirlo così, però per spiegare che può essere un personaggio scomodo da quel punto di vista, però dico, piantiamola, hai detto bene tu, con quell'idiozia del ma lui è bravo in determinati ambienti, solo per una semplice ragione: se quello che hai detto tu è perfetto, però qualcuno l'ha visto negli altri di ambienti, cioè qualcuno sa che Andrea Trinchieri non è in grado di allenare il Barcellona, non è Andrea Trinchieri, è in generale una bufala, perché nessuno può sapere cosa succede, altrimenti Ettore Messina non avrebbe avuto la carriera che ha avuto, no? Come facevi a sapere che lui sarebbe andato così bene, così giovane? Quando è andato? Dai, su. Cioè, le cose, nessuno poteva sapere prima che sarebbe successo quello che è successo. Ma certo. Un po' di equilibrio, dice Matteo. Trinchieri è un buon allenatore, troppo facile esaltarlo durante l'esplorno. Non risulta che il Bayern ha vinto gli scudetti. A parte che non lo stiamo esaltando. Quarti di finale d'Eurolega. A parte che non lo stiamo esaltando negli esplorni. Perché non è un esplorno, in realtà. Lui è andato allo Zagris e gli ha, tra virgolette, cambiato il modo di stare in campo, cambiato le facce, cambiato la testa, e loro, da quando è arrivato lui, sono una squadra da playoff. Questo dice il campo. Poi la questione del Bayern, ecco che anche questi qua sono luoghi comuni, perché anche il Bayern Monaco era corto, esattamente come Baskonia, che ti parlava prima Marza, per fare Eurolega e Bundesliga. Voi mi direte, ma la Bundesliga non è la Liga, no? Ma ci sono comunque l'Alba di Berlino, che è una squadra di Eurolega che in quel momento era anche non era l'Alba di adesso, e altre squadre che mi sembra abbiano fatto piuttosto bene anche alle altre coppe europee. Detto tutto questo, il Bayern non aveva mai fatto i playoff di Eurolega, né mai più li ha rifatti, a parte quelle due stagioni lì. E secondo me portare alla 5 in una gara di playoff le due squadre che ha affrontato il Bayern in fila, cioè Milano e il Barcellona, andando a vincere a Barcellona gara 2, facendo passare due giorni di terrore a tutta la Catalogna, secondo me vale più di un titolo in Bundesliga, che l'anno scorso ha vinto uno. Quindi concettualmente, attenzione, bisogna collocare le cose, cioè nessuno sta dicendo che Trinchieri è il migliore allenatore d'Europa, né che sia uno dei primi 5 allenatori della storia del basket europeo, ma neanche si può più sentir dire le robe ma è adatto lì, adatto là. No, questo non è un argomento, cioè pensatelo pure, ma non tiratelo fuori con l'argomento. Se avete un argomento, non si può dire, non si può dire, perché se avete un argomento lo dite, ma non ditemi non è adatto a lì, questo non si può dire, è giusto, cioè basta, ditemi perché gioca
gioca gli end-off male, gioca troppi stagger, non mi piace, uno che usa i blocchi, esatto, specula, non mi piace perché in difesa cambia su tutto, cioè ditemi che non mi piace, benissimo, e io vi dico, rispettabile, avete ragione, preferisco anch'io i Tudis perché fa questo, questo, quell'altro, ma non mi dite a Madrid, a Barcellona, le big non lo chiamano, per cortesia, anche no, basta, ma non ce l'ho con nessuno, eh. È un discorso. Scusa, aggiungo una cosa velocissima sulla Bundesliga che riguarda quello che diceva Matteo sul fatto che non ha vinto gli scudetti. Pablo Laso, quando ho avuto la fortuna di intervistarlo recentemente, un paio di mesi fa, mi ha detto una roba sulla Bundesliga. Mi ha detto, attenzione, noi giochiamo un torneo nazionale totalmente diverso da tutti gli altri. Fa, io non ci sto capendo ancora niente. Perché? Fa, la Liga, ok, è meglio della LBA, però si gioca un certo tipo di pallacanestro, sono certi canoni, un buon giocatore di LBA può giocare in Liga, un ottimo giocatore di Liga probabilmente fa la differenza in LBA, è un certo tipo di pallacanestro, fa Francia un po' più fisico, più atletico vogliamo, però siamo lì. Fa, qui ormai si gioca tutti sull'onda di TJ Shorts e di queste cose, nanettini che vanno a 300 all'ora, che tu arrivi, che è un po' quello che ci aveva detto anche il Trinca, tu arrivi dopo aver giocato il venerdì sera, questi ti fanno giocare alle 3 del pomeriggio della domenica, ti travolgono giocando a 40 possessi nel primo quarto, tirando tutti dopo 6 secondi, altro che 7 seconds, eccetera, c'è proprio tutto, massacrandoti così, tu non capisci niente, giorno questi magari fanno 2 su 22 da 3 nel primo tempo e poi siccome vanno avanti nel secondo tempo magari fanno 8 su 10 in fila e ti ammazzano, ti ammazzano. Neanche da dove incominciare, ma quindi invece Onorato te lo ricorda, invece lo sai da dove cominciare, è la pallacanestro dei campioni del mondo. Sì. È uno slogan comunque è una cosa che va tenuta in considerazione, è una cosa che va, cioè sono tutte piccole cose che vanno tenute in considerazione, so, però vabbè, vediamo. Abbiamo pure vinto i 3 titoli col Bamberg, eh? Sì esatto, perché, tra le altre cose sì, anche nel playoff non c'era ancora il format dell'Eurolega attuale e credo abbia fatto una top 16 o qualcosa del genere, cioè, sicuramente playoff non credo, Bamberg non mi ricordo, no, perché playoff erano, no? Non mi ricordo perché cambiarono proprio in quel momento lì, fecero delle variazioni in quel periodo lì. Va bene, abbiamo detto rapidamente anche dell'Olympiakos che ha fatto un colpo veramente notevole. L'Olympiakos secondo me si può infilare sfruttando una delle tre che cade, e cioè una delle tre, parlo delle tre che in questo momento sono seconda, terza e quarta, Panathinaikos, Monaco e Barcellona. Non so chi, ma una delle tre non fa 2 su 2, e secondo me... Però è difficilissima per l'Olympiakos la partita, perché che va a giocare con la Stella Rossa, perché molto probabilmente giocheranno con la stessa maglia, quindi come nella partita d'andata, e quindi non si capirà assolutamente niente. Non sapremo neanche chi segna. Vinceranno dei biancorossi, però. Saranno degli auto... Sì, la mia bold prediction è che vinceranno dei biancorossi. Vabbè, secondo me arriva quarto, ve lo dico, l'Olympiakos. Perché vince col Fenerbahçe all'ultima giornata e quindi riesce a beffare i turchi tenendosi appunto questa roba qua. È l'unica cosa... Quindi il Fenerbahce rischia addirittura, che se dovesse perdere il derby, sesto, rischia addirittura di essere agganciato dal Maccabi se non superato? Sesto, sì. Sesto, ok. Arriva sesto, perché il Maccabi... No, se il Maccabi lo supera, no, perché l'altra la vince, abbiamo detto. Cioè il Fenerbahce... No, l'altra la vince. Se il Fenerbahce perde con l'Oli e perde anche il derby, non ce l'ha un'altra, finisce a 20. Ma non lo perde il derby, ti ho detto adesso. Ma il Fenerbahce elimina i sogni dell'Efes, va a Atene, però lì perde e a quel punto esce dalle prime quattro. Vedo l'Olympiakos quarta, non so come dire. Poi, magari non va così, Panathinaikos perde a Monaco di Baviera e l'altra perde a Berlino, cosa che ci sta tutta. Quindi c'è il odore di Idiot Stats, però. Sento odore di Idiot Stats. No, partiamo dalla ball prediction, la Idiot Stats singola dopo. Date la ball prediction velocemente e poi andiamo. Della 32esima. La bold, secondo me, la Stella Rossa batte l'Olympiakos. Ancora, Madonna. Approfittando dei colori, vai. Questi non hanno perso col Partizan, li hanno messi a ferro e fuoco, perdono con la Stella Rossa. Però ci sta. Paglia. Efes che batte Fener. Efes che batte il Fener, va bene per darmi contro. E invece io ti dico 62 della coppia Baldwin Brown e il Maccabi vince al Palau e in guai. Andiamo.
Sì, alla grande. Grande, che il Barcellona infatti rischia di uscire. Questo è un po' la bolla. Dacci la idiot stat singola, Marza, seleziona la migliore. No, sono velocissimo, perché non c'era grandissimo materiale, dovevo andare a vedere nella Leibor o spagnola, se no... innanzitutto fondamentale che in tutte le gare del 28 di marzo c'è uscito il numero 7 nel punteggio, in 4 su 5 addirittura in entrambi i punteggi delle due squadre. Poi vi ricorderei sommessamente, ma non troppo, che la Virtus quando gioca, come avevo detto 3 settimane fa nell'Idiostat, quando gioca l'ultima partita del turno, non ha esattamente un grande record. Qual è stata l'ultima partita del turno passato? Virtus Panathinaikos ha perso. Il Barcellona, infine, squadra assolutamente del momento, dopo che tu, Elle, hai detto che perderà col Maccabi, ha perso 91-71 col Monaco il 29 di dicembre e ha perso 91-71 con Malaga in Liga il 27 di dicembre. In entrambe le gare ha incredibilmente tirato il 50% da due punti. Pensate che il numero 91, così funesto per il Barcellona, è uscito due volte col Barcellona sempre, ma a favore. In Eurolega due volte, 91-74 con l'Efes e 91-73 con lo Zalgiris. In Liga SeB 91-87 con Andorra e 91-82 con Bilbao. Quindi c'è questa negatività del 91 che si trasforma in positività. 3 più 1, 91. Però è così, c'è questo 91 che mi è comparso. Poi c'erano dei legami con la Leboro, però francamente mi sembravano un po'... No, aspetta, Leboro non siamo ancora pronti, andiamo almeno ai playoff, se no è una cosa... No, avevo citato un Urania Luis Roma, quindi si poteva citare la Leboro. Bene, no. Ma dobbiamo dare anche però giustamente il pronostico, se possibile, anche con punteggio del derby. C'è Milano... Virtus, e quindi Paglia, come finisce? Dammi anche i punti. 91-75 Virtus. 7-5-9-1, quindi, ok? Scioltezza proprio. E io... Bellinelli 26. Sì, una roba del genere. Sì, sì. 25 di Bellinelli, 20 di Toco. Direi, anzi, 21, quindi 7 triple. 7 triple. 7 triple. 21. Marza? Io dico che vince Milano se per Milano conta, okay. Cioè se il Partizan, se l'Efes ha perso, se il Partizan ha perso o se l'Efes ma quello non possono saperlo prima, sì, lo sanno mezz'ora prima, lo sanno alla fine dell'intervallo, all'intervallo lo sanno, un tempo di differenza, però credo pochissimo Milano. L'unica cosa che vi dico è che spulciando tra le varie statistiche ho notato che tipo la Virtus gioca una percentuale di isolamenti ridicola rispetto a Milano, che invece ne gioca un casino, ma incredibilmente ha delle percentuali di realizzazione molto più alte, cioè li seleziona molto meglio, ottiene molto di più da quei pochi isolamenti di quanto non ottenga Milano giocandone una marea. Perché è più sistemico quello di Milano, perché deve isolare a questo punto. Veramente, guardando le statistiche della Virtus, è una squadra che gioca un altro sport rispetto al resto dell'Eurolega, è incredibile. Cioè, solo la percentuale di triple assistite, il pick and roll gestito e terminato dalla Handler, tutte queste cose, è proprio agli antipodi totali rispetto a... che può essere un vantaggio, non lo so, un'anomalia che si può pagare, probabile, però... No, la lettura... Siccome fa così dall'inizio dell'anno, secondo me è stato un grande fattore jolly, sorpresa nel girone di andata, perché la gente non è abituata a difendere anche su delle situazioni di questo genere. L'uscita ai blocchi, ad esempio. È poco abituata, comunque non ci sono tanti Bellinelli in giro e da lì poi tutto quello che ne consegue. Nel giro di ritorno gli adattamenti, ovviamente è una lega così di alto livello, gli adattamenti, e oltre al calo, oltre a tutto quello che già diciamo, non è che ogni volta che aggiungiamo una cosa cancelliamo il resto, c'è anche quello, gli altri più pronti, c'è poco da fare. Il Pana nel primo tempo, è vero, ha fatto 7 triple, ma in difesa mordevano, erano sempre in anticipo, sapevano sempre tutto prima, cioè anche a Bellinelli ha concesso pochissimo, poi lui la fiammata l'ha fatta dopo, ma all'inizio gli ha concesso quei 3-4 tiri con cui lui apre le partite, che tu difesa devi essere molto bravo a non fargli fare
primi due facili, perché sennò sei morto, e loro gli hanno fatto fare tre carpiati e una ricezione in tuffo dove ha chiesto già il fallo dopo tre minuti. Cioè, quello è le grandi squadre che difendono. Quindi, vabbè, vediamo. Adesso lo scopriremo soltanto questo weekend. Non credo a quello che ho detto su Milano-Bologna, perché secondo me Milano-Bologna dipende da tutto da cosa succede il giorno prima. Cioè, non si può dire oggi. Una partita può contare tantissimo o non contare niente. Però io sono più con un naso, cioè dico che vince una delle due, ma in una partita tiratissima sotto i 70. Se, non so, esatto, però... No, quello non sono d'accordo. Più Virtus 68-65, direi. Però non potrebbe anche Milano 69-66, cose così. Finirà così. L'Eurocup, chi va in finale con Parigi? Chi vince? Marza mi ha detto che i turchi di Mago Olimpijević, turchi. Olimpijević. C'è Burg, Beşiktaş domani, e chi vince sfida a Parigi settimana prossima in gara 1 a Parigi per quanto riguarda la finale di Eurocup, che assegna un posto in Europa l'anno prossimo. Beşiktaş ha forzato gara 2 e adesso ha la bella in casa di Burg, che mi sembra una squadra, come diceva Paglia prima fuori onda, fatta e finita per essere proprio, come dire, messa fuori nella bella in casa un passo dal traguardo. Però vedremo. E Burg, derby francese in finale. Hai detto prima che vincevano i turchi. No, lui Burg ha detto. Io Burg. Derby transalpino in finale. Va bene. Ok, allora abbiamo tutte le questioni. Abbiamo anche tutti e due i pronostici. Va bene, ci aggiorniamo e ci vediamo settimana prossima. Allora, non è detto, perché potrebbe essere saltato fuori un ghiribizzo. Vi facciamo sapere comunque, per cui iscrivetevi ai canali, a maggior ragione, e seguiteci anche sui social, così potremo sapere l'orario di martedì o di lunedì, che sarà, in ogni caso, sarà la puntata che credo e spero che a una giornata dalla fine almeno un po' di sentenze le avremo, perché per il momento, a parte il primo posto del Real Madrid, è tutto ancora poco chiaro, quindi aspettiamo settimana prossima. Devo dare l'appuntamento anche con l'NBA? No, non mi pare, credo che ci sarà un passaggio domani, ma seguite anche i nostri canali, a maggior ragione, così scoprirete anche quando Mamo e Sora andranno in onda. Ci vediamo fra una settimana circa, in bocca al lupo alle italiane, buon derby a tutti, e naturalmente che vadano ai playoff le migliori, e al play-in le migliori 10 della stagione. Questo è l'auspicio di Area 52. Bello. Democristiano. Che roba, Paglia. Ci vediamo settimana prossima. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. A tutti.